bambino, un figlio ci è stato donato. Egli avrà sulle spalle il dominio. Consigliere ammirabile sarà il suo nome. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore Gesù, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. È l'ultimo giorno dell'anno. Offriamo questo sacrificio al Signore con tutto il cuore, con tanta fede e direi ancora di più, con estrema umiltà, perché il Signore gradisca ciò che abbiamo fatto di buono in questo anno e ci riempia di buona volontà per santificare l'anno che viene. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che nella nascita del tuo Figlio hai stabilito l'inizio e la pienezza della vera fede, accogli anche noi come membri di Cristo e compendia in sé la salvezza di tutta l'umanità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla
prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli, è giunta l'ultima ora. Come avete sentito dire che l'Anticristo deve venire, di fatto molti anticristi sono già venuti. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti da noi, ma non erano dei nostri. Se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Sono usciti perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Ora voi avete ricevuto l'unzione del Santo e tutti avete la conoscenza. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna viene dalla verità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Gioiscano i cieli, esulti la terra. Risuoni il mare e quanto racchiude. Sia in festa la campagna e quanto contiene. Acclamino tutti gli alberi della foresta. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Davanti al Signore che viene. Sì, Egli viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. A quanti lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me.
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio, ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. La vita, la rivelazione nella vita degli uomini e poi la vita eterna in comunione con la vita del Padre. Ecco la sintesi di tutta la nostra fede. Questa mattina abbiamo detto dal Vangelo secondo Giovanni, avremmo potuto dire inizio del Vangelo di Giovanni, perché il brano va dal versetto 1, quindi è l'inizio del Vangelo di Giovanni al versetto 15. E guardate che è tutto un discorso spirituale, pur coinvolgendo il creato, che non è spirituale. Allora questa parola del Vangelo, vi ho detto, è rivelazione della verità, e quella verità è la luce degli uomini. In principio, dice San Giovanni, era il Verbo. Sappiamo cosa significa questa espressione in principio? Quando uno dice oggi facciamo questo e questo, vuol dire che prima di oggi c'è stato un altro oggi. No, non c'è stato un altro principio. E allora dovremmo intendere bene, in principio significa dall'eternità. Ma noi dell'eternità abbiamo l'esperienza? Noi siamo creati nel tempo. Chi è dall'eternità non è creato, ma è Dio. Allora, se il Verbo di Dio era presso Dio, come Dio, dall'eternità, vuol dire che è Dio, non è uomo. Poi assumerà la natura umana, si farà uomo per un'azione di salvezza, che è la redenzione dal peccato. Ma lo capite? Tutti noi siamo stati lavati. Quando avete un panno sporco lo lavate. Ecco, l'anima dell'uomo era sporcata dal peccato. Allora bisognava lavarla, se la vogliamo, se Dio la vuole portare di nuovo allo splendore della luce, quella che appartiene a Dio. Lui ne fa partecipe anche l'uomo. Queste verità, pur se vi stancano, spero che non vi annoino, sono essenziali per sapere chi siamo, cosa ci ha dato Dio, cosa ci ha promesso Dio. Allora, in principio era il Figlio eterno di Dio, il Verbo. Perché usiamo questo termine? Ma che significato preciso ha il Verbo? Beh, Dio
è l'essenza dell'esistenza. Il verbo è l'essenza del discorso. Tutta la creazione, la redenzione e l'eternità beata di noi è discorso, e cioè una realtà viva. Noi che seppelliamo i morti tutti i giorni, là ci dobbiamo aggrappare bene, altrimenti ci spaventa la morte, giustamente, e ancora di più ci terrorizza il giudizio di Dio. No, torniamo un passo indietro. Dio ha progettato la nostra esistenza come un dono per noi. Che noi esistiamo è un dono, è una grazia, è un atto d'amore di Dio. L'anima mia, tua, sua, di ogni uno di noi, l'anima è frutto di un atto d'amore di Dio. Come? Per quanto appartiene alla sfera materiale, l'atto d'amore di un uomo e una donna generano un corpo. La continuità delle generazioni umane avviene proprio così, in forza di un atto d'amore. Per quanto attiene al corpo, è il corpo. Per quanto attiene all'anima, è l'anima. Ma l'anima può venire solo da Dio. L'uomo non può creare, può solo generare. Queste cose sono talmente scontate che sembra strano che io ancora le debba ricordare. E invece sono essenziali perché parlando con gli uomini, quelli che hanno una certa cultura, ma spesso anche quelli ignoranti, negano queste verità, le ignorano, dicono delle bestialità. E quindi è come se sputassero in faccia a Dio, che invece da inizio con un atto d'amore. Ma noi non lo viviamo, però Adamo ed Eva lo vedevano. Il non vederlo è conseguenza di una punizione, di un castigo. Allora disse: tu lavorerai, ti guadagnerai il pane col sudore della fronte, tu darai alla luce con le doglie e col dolore. Ma Dio in certa misura ha limitato anche se stesso, perché prima si lasciava vedere. Adesso in che modo noi dobbiamo più o meno concepirlo? E poi abbiamo perso anche il possesso della grazia. L'amicizia con Dio, la figliolanza nostra nei riguardi di Dio si è persa. Vedete che bene abbiamo perso. Si spiega così: ogni errore umano, errore che riguarda la verità, la filosofia si arrampica. Ogni peccato degli uomini è un segno di debolezza. Chi è forte cammina, non cade, chi è debole da un momento all'altro cade. Vabbè. Allora, siamo ancora ai primi tre versetti. Egli, il verbo, era in principio. Ecco, qui completiamo il concetto della parola in principio. Era in principio, cioè era da sempre.
prima di tutto quello che si descriverà, che accadrà. Il Verbo era in principio presso Dio. Noi abbiamo un Dio, ma in tre persone. Il Verbo è una delle tre persone ed era in Dio. Usiamo l'imperfetto, era, ma l'imperfetto già significa qualcosa di passato. Quindi, vedi come le parole sono povere per esprimere verità così perfette. La stessa parola è imperfetta. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Adesso facciamo un salto dall'esistenza unica, essenziale, eterna di Dio, passiamo all'esistenza di un universo fatto di materia. Allora, tutto questo universo che voi vedete e di cui fate parte in quanto creature corporali, tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Sì, era necessario che fosse fatto per mezzo di Lui. Il Verbo non è escluso dal progetto della creazione. Perché? Perché è Dio come il Padre, come lo Spirito. Quindi lo Spirito non è escluso dal progetto della creazione. Però la seconda parte di questo romanzo incredibile e reale, la seconda parte è affidata al Verbo, al Figlio. Poi il Verbo l'affiderà allo Spirito Santo. Però non dimenticate che l'azione dello Spirito Santo è iniziato quando è iniziato. Senza inizio il Verbo è il Padre. Gesù nasce nel seno di Maria, è concepito nel seno di Maria. Dite voi, per opera. Poi se aprite la Bibbia, le prime pagine, c'è scritto che lo Spirito alitava, gioiva, godeva di quest'opera che è la creazione, di cui noi siamo ancora l'ABC. Adesso stiamo cominciando a provare, a zombare sopra la Luna, sopra Marte, ma ancora. Quante cose grandiose, vere, noi non conosciamo, la scienza è ancora bambina. Egli era in principio presso Dio. Tutto dunque è stato fatto per mezzo di Lui. Perché tutto quello che è stato fatto e che si perde col peccato deve essere salvato da Lui. Allora facciamolo insieme. Quando si rovinerà, tu lo raggiusterai. Senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. Questa è rivelazione vera. Io vi ho parlato fin dall'inizio di rivelazione, perché solo il Verbo conosce, lo diremo dopo se facciamo in tempo, mentre noi lo veniamo a sapere dopo. Noi che cominciamo ad esistere per un atto d'amore, noi che saremo figli di Dio in eterno in casa sua, in forza della passione, della redenzione, quindi vita, morte, risurrezione di Cristo, noi apparteniamo adesso alla nuova creazione. La redenzione di Cristo è veramente una nuova creazione.
È una creazione che raggiusta, rievifica la casa distrutta dal peccato. Che vi credete? Ma che credete? Che voi siete santi? E quei poveracci che vanno ammazzando, rubando, che tradiscono la moglie, capiscono niente della paternità, della maternità, vengono dall'inferno. No. Hanno inciampato, sono sprofondati nel buio. La vita è la luce degli uomini, la luce è la vita degli uomini. Vita e luce si identificano. Quando non c'è la luce, chiaramente, questo non ve lo scordate mai, non c'è la vita dell'anima. Infatti la vita nostra ricomincia quando noi ricominciamo a vivere con Dio, col battesimo. Lui viene a noi, se no noi non potremmo fare niente. Allora i battezzati ritrovano la vita, e si può definire così perché è vissuta con Dio, e poi ritrovano la luce, cioè la verità. San Giovanni basa tutto il suo Vangelo su questa parola, la verità. In lui era la vita, era. Quando siamo arrivati noi, la vita di Cristo era già dell'eternità. E la vita diventa la luce degli uomini. La luce risplende nelle tenebre. Ma quali tenebre? Quelle dell'anima e quelle che impediscono agli occhi nostri di vedere. La notte non è un'immaginazione, è una realtà. Camminate di notte, voi camminate al buio. Ve ne accorgete subito, no, che è notte. La disgrazia nostra è questa, che quando purtroppo andiamo a ricamminare nelle tenebre, cioè non c'è più la verità, non c'è più il Vangelo, non c'è più Gesù sacramentato, non c'è redenzione, noi camminiamo nel buio e non ce ne accorgiamo. Questa è la cosa terribile. Il demonio, che è il re delle tenebre, là ci becca, là ci prende, là ci inganna. In lui era la vita, perché è dall'eternità. Verbo, centro del discorso, centro della vita, centro della verità. La luce splende nelle tenebre, splende la luce, quella che darà la vista ai nostri occhi, ma soprattutto splende quella luce che dà la beatitudine alle nostre anime. Oddio, quanto tempo, già è troppo. Come posso fare? Le tenebre non l'hanno vinta. È bello, un grido di vittoria nonostante il peccato, nonostante il potere del demonio. Venne un uomo, adesso cominciamo il discorso dell'umanità, il discorso della incarnazione di Cristo, della presenza reale di Cristo nel mondo, della sua passione, della sua redenzione. Venne Giovanni il precursore, credevano che fosse lui la luce, quella promessa dai profeti, ma non era. Lui era una piccola luce che preparava la grande luce. Poi veniva nel mondo la luce vera,
possiamo andare avanti, non c'è il tempo, allora prendiamo solo questo pezzetto. Dalla sua pienezza, il Verbo è la pienezza di Dio. Maria, cosa ha detto l'Arcangelo? Era piena di grazia per partecipazione. Noi tutti, dice San Giovanni, abbiamo ricevuto grazia su grazia. Ogni sacramento è una partecipazione aggiunta alla grazia che ci avevamo. Sul battesimo ci mettiamo la cresima, aggiungiamo alla grazia dell'abitazione della Trinità, aggiungiamo l'azione più potente dello Spirito Santo, perché quando il bambino cresce ha matura intelligenza, più capacità di capire. Io sto parlando a persone che possono capire quello che dico, perciò le dico: la legge fu data per mezzo di Mosè, ci serviva una legge, gli uomini, però quella legge è rimasta circoscritta dentro un popolo solo. Quanti popoli esistono, quante nazioni, uno solo ha conosciuto la legge di Dio. Poi però viene l'ora della luce piena, quella della presenza del Verbo incarnato, e questa luce viene annunziata a tutto il mondo. Il mandato di Gesù agli Apostoli, le prime parole: andate e annunziate, poi battezzate, e chi si battezza, chi crede, si salva. L'ultimo capitolo dell'umanità. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù. Adesso, noi avendo la grazia, vediamo Gesù? No, noi viviamo per Gesù, ma non vediamo Gesù. Vederlo significa avere un dono speciale, perché ora vederlo ci è dato, ma solo nell'eternità. Quando Gesù vuole invece lasciarsi vedere anche nel tempo, fa un dono straordinario, e lo fa. Abbiamo la certezza che spesso Gesù appare visibilmente ai santi, ed è nel seno del Padre, pensate, il Figlio unigenito che è Dio è nel seno del Padre. E Lui ci ha rivelato il Padre, e Lui ci ha aperto la porta di casa per vivere eternamente nella luce del Padre. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Gesù, inizio e compimento dell'uomo nuovo, converte a Te i nostri cuori, perché abbandonati i sentieri dell'errore, camminiamo sulle Tue orme per la via che conduce alla vita. Noi Ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Aiuta noi, perché fedeli alle promesse del battesimo, viviamo con coerenza la nostra fede, testimoniando con impegno la Tua parola, e perché nella famiglia e nella società risplenda la luce vivificante del Vangelo. Noi Ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Concedici che il nuovo anno sia impiegato a riparare per il passato, a proporre per l'avvenire, e a pari passo con i buoni propositi vadano le sante operazioni. Noi Ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Gesù, Verbo di verità e di vita, salvaci. Gesù, Verbo di verità e di vita, salvaci. Canto numero 298. Il Natale del Signore torna ancora.
Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzi la fedeltà e la concordia dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In Lui risplende in piena luce il misterioso scambio che ci ha redenti. La nostra debolezza è assunta dal Verbo. L'uomo mortale è innalzato a dignità perenne e noi, uniti a te in comunione mirabile, condividiamo la tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutti gli angeli e i santi, proclamiamo la tua lode. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Tommaso e tutto il popolo che tu hai redento. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, San Francesco, San Pio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. E Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Adesso possiamo pregare con più raccoglimento, con più amore. Abbiamo parlato del Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. In Cristo Gesù nostro Signore, scambiatevi un segno di pace. Alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto numero 305. Oh, Jesus.
santa e benedetta. Insieme ai pastori, entrate, genitori, nella grotta di Betlem a vedere il bambino. Adorate e chiedete a Gesù fede, speranza e carità. Inginocchiatevi e offrite la forza, l'intelletto e il cuore. Te, sposa, te, mamma, Maria abbraccia e ti sorride, ti dona umiltà e saggezza, amore, dolcezza, sapienza del cuore. Con te gioisce il Signore, che nel tuo seno ha posto il seme dell'immortalità. Che tu sappia ridonare a Dio ogni dono che Egli ti fa. Presenta il tuo figlio a Dio per la purificazione del battesimo e innalza al cielo, come il vecchio Simeone, il tuo canto di grazia e di lode. Tu, uomo, divenuto ormai padre, offri il tuo figlio al Figlio di Dio. Volgi lo sguardo devoto al fedele e giusto Giuseppe, custode attento e generoso del bambino donato da Dio. Sia benedetta la vostra casa, sia santa la vostra famiglia. Canto numero 416. Mandato nel mondo il suo unico figlio, perché noi abbiamo la vita per mezzo di lui. Preghiamo. Sostieni, Signore, con la Tua provvidenza questo popolo nel presente e nel futuro, perché con le semplici gioie che disponi sul suo cammino aspiri con piena fiducia alla gioia senza fine. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio, che nella nascita di Gesù ha inondato di luce questi giorni santi, allontani da voi le tenebre del male e vi illumini con la luce del bene. Amen. Dio, che nel suo Figlio fatto uomo ha congiunto la terra al cielo, vi riempia di pace e di amore. Amen. Dio, che mandò gli angeli a recare ai pastori il lieto annunzio del Natale, vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Amen.
e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Creati da Dio Padre per un atto d'amore, redenti dal suo Figlio Cristo Gesù, Verbo incarnato, santificati dallo Spirito Santo, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.